Libro di Umberto Galimberti che si chiama L'ospite inquietante. Che cos'è l'ospite inquietante? L'ospite inquietante è, secondo una definizione di Martin Heidegger, se ricordo bene, è il nichilismo. Diceva il pensatore Martin Heidegger, sì? Nietzsche chiama il nichilismo il più inquietante degli ospiti, perché ciò che esso vuole, il nichilismo, è lo spaesamento. Per questo non serve niente metterlo alla porta, perché ovunque già da tempo e in modo invisibile esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest'ospite e guardarlo bene in faccia. Ecco, noi vorremmo che questo libro e il suo autore ci aiutassero un po' a guardarlo in faccia. Umberto Galimberti. Buongiorno. Buongiorno. Professor Galimberti, non le nascondo che la sua presenza qui oggi, di cui la ringrazio, lei è già stato in questo programma, torna, segno che non è rimasto disgustato dalla prima esperienza, cade, diciamo così, a fagiolo, perché, tristemente, perché il nichilismo ai giovani racconta tutta una serie, adesso ne parliamo un po' per quello che possiede, tutta una serie di ragioni per le quali i giovani oggi sono quello che sono, cioè nel migliore dei casi dei ragazzi psicologicamente un po' sbandati. Perché è successo? Beh, è successo perché sono collassati tutti i valori, il che non è necessariamente un inconveniente, purché ne nascano altri. Invece la temperie del nostro tempo è che non ne nascono altri. Quando noi consideriamo che i giovani non è che nascono dal nulla o non crescono come le erbe, come le piante, ma crescono sulla base dell'esempio degli adulti, e quando gli adulti mostrano palesemente, anche spudoratamente, che preferiscono gli interessi loro, gli egoismi loro al bene comune, i giovani imparano questo, nient'altro che questo. Ecco, era per questo che prima speravo che lei dicesse questa frase, era per questo che prima dicevo che la caduta del governo per queste ragioni è in qualche modo legata all'argomento del suo libro? Non solo questo, ma senza accusare nessuno, però quando si vede che Aziz diventa un eroe, quando il rumeno che ammazza quattro persone viene ricercato dai media e dal sistema della moda, quando i ministri che privilegiano i loro interessi al bene comune passano per eroi, e allora a questo punto c'è una grande confusione nei giovani, o perlomeno se non c'è confusione c'è esempio, l'esempio cioè che gli interessi propri, gli affari propri valgono di più delle cose che interessano la comunità. Il presente, lei scrive, diventa un assoluto da vivere con la massima intensità, non perché questa intensità procuri gioia, ma perché promette di seppellire l'angoscia che fa la sua comparsa ogni volta che il paesaggio intorno a questi ragazzi assume i contorni del deserto. Sì, perché a differenza della nostra generazione il futuro per questi ragazzi si è un po' obnubilato, nel senso che noi guardando avanti sapevamo più o meno cosa fare, guardando indietro i nostri padri avevamo degli esempi. Oggi i giovani di oggi guardano avanti e non hanno più un futuro come promessa, hanno un futuro come indecifrabilità. E quindi il futuro non retroagisce come motivazione per farli studiare, per farli lavorare, per farli impegnare, perché se il futuro è indecifrabile viviamo il presente in maniera assoluta. Se ne devo dire una cosa, però per attenuare forse lo sconcerto che questa sua analisi, che andrebbe letta da tutti e soprattutto da quelli che hanno a che fare con i giovani, cioè anche i genitori ma anche gli insegnanti, per attenuare un po' Io ricordo, nonostante siano passati parecchi anni, ricordo benissimo che quando avevo 15 anni ero pervaso da una inquietudine, un'angoscia, una ricerca di attaccarmi a qualche cosa che poi ho trovato penosamente parecchi anni dopo. Quindi è una condizione un po' comune a tutta. Allora, usciamo dal caso personale. Pensiamo che cosa è stata la generazione dei giovani romantici tedeschi nei primi decenni del XIX secolo, quelli che si buttavano nei laghetti di Berlino, oppure quelli rappresentati nella letteratura, dolore, disordine precoci, turbamenti del giovane Törleß, tutta quella sterminata letteratura sui disagi dell'adolescenza. C'è sempre stato. Sì, c'è sempre stato, ma non ad un livello così basso. Se facciamo anche riferimento al 68, dove tutto sommato quelli che l'hanno incominciato avevano 20 anni, mi ricordo che Capanna, per esempio, era un mio compagno di banco all'università,
Ci si muoveva però per situazioni ideali, l'emancipazione della donna, la riduzione dell'autorità. Oggi non ci si muove per nulla. Io vedo anche queste ragazze che vivono nel precariato, che accettano con voluttà anche lavori molto brevi, pagati male, eccetera. Non fanno rivoluzione. Vediamo, abbiamo preso un documento su questo. Un giovanotto laureato alle poste.